Masterchef ha lasciato dentro di me una nuova sensazione, un nuovo stile di cucina, un nuovo modo di vivere, mi ha aperto tutto un mondo, insomma. In questo momento sono in fase da scienziato, voglio assolutamente sperimentare, cosa che una volta ero più tradizionalista e più chiusa. E invece adesso, come pretendo che la gente non abbia degli stereotipi verso di me, io non ho più degli stereotipi verso la cucina. In questo momento la mia cucina è un caos assoluto, è fatto di milioni di ingredienti diversi, di tecniche. Sto persino sperimentando la cucina molecolare, cosa che una volta snobbavo completamente non reputando la cucina. Allora, ci sono state delle persone che hanno assolutamente giocato in maniera cattiva e hanno fatto assolutamente degli sgambetti. Detto questo, però, la maggior parte delle persone ha fatto il gioco all'interno della masterclass e fuori, però, erano amici e persone. E bisogna sempre dividere quello che è una gara, e ovviamente c'è la competitività e ci sta lo sgambetto, da quello che poi può essere l'affetto fuori. Altre persone, come si è ben visto e notato, l'affetto non c'era né dentro né fuori, e penso che lì venga a mancare veramente un rapporto invece che poteva essere bello, ecco, insomma. Ma si è capito benissimo, comunque il nome tranquillamente lo posso fare perché è una cosa che gli direi tranquillamente in faccia, è Viola. È stata veramente cattiva e anche di cattivo gusto, secondo me, anche perché ha cucinato sempre 5 postazioni davanti di me, quindi non era neanche come Amelia che era dietro di me, è un'idea se la poteva fare, insomma. Sì, inviterei sempre, come dicevo agli inizi, Bastianich, ma sia perché lo trovo un bellissimo uomo. E qua censuratelo perché c'è mio marito che non so se sarebbe contenta, ma anche perché adora la cucina saporita come me, è un po' il palato del popolo, quindi sì, gli piace la cucina, però se la porti a mangiare un panino non disdegna.